Il Piemonte ha una nuova legge quadro sul turismo. Due le principali novità: la nascita di un'agenzia regionale aperta all'ingresso dei privati e la trasformazione delle aziende turistiche locali ADL in società consortili. Previsto anche un osservatorio di settore. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha avviato la discussione del disegno di legge di riordino e semplificazione delle norme regionali. L'articolato riguarda diverse materie: servizi sociali, trasporti, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità, personale regionale. È stato firmato a Palazzo Lascaris il protocollo d'intesa tra i garanti dei detenuti piemontesi e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Regola i rapporti istituzionali, le procedure operative e le modalità di accesso alle carceri. Il 2015 è stato il più caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte. Temperatura al di sopra della media e scarsità di precipitazioni hanno aumentato i valori di inquinanti come ozono e PM10, ma il trend è in diminuzione. Sono i dati della relazione sullo stato dell'ambiente presentata a Palazzo Lascaris. Sono stati 9.774 gli allievi delle scuole e i cittadini che nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 hanno visitato Palazzo Lascaris, antica dimora signorile nel centro di Torino, oggi sede del Consiglio regionale. Tutte le informazioni per le visite guidate a Palazzo Lascaris sul sito www.cr.piemonte.it. Il torinese Andrea Scarpa, campione del mondo WBC Silver della categoria dei pesi superleggeri, è stato ricevuto a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, dal vice Nino Boeti e dal presidente della Giunta Sergio Chiamparino. È dedicato agli itinerari della Via Francigena che attraversano il Piemonte il nuovo tascabile di Palazzo Lascaris. Il volume è in distribuzione gratuita presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino e arricchito da curiosità e consigli pratici.